discussione alla Camera c'è stata una vergognosa cagnara, proprio perché qualcuno non vuole che questa commissione parte. E nei giorni scorsi abbiamo visto autorevoli esponenti del Partito Democratico, spalleggiati da altre forze di sinistra, dire: bah, boicottiamo la commissione, non diamo i nomi, non presentiamoci, il che significa bloccare la partenza della commissione, perché la commissione bicamerale, ci sono seduti componenti della maggioranza e di opposizione. Apro e chiudo parentesi, non è la maggioranza e basta che ha votato questa commissione, ma anche una parte dell'opposizione ha votato e voluto questa commissione. Chiudo parentesi. Certo. E vogliono evitare che la commissione parta, il che è sorprendente, perché quello che dici te è vero. Cioè, se ci sono persone che dicono: cavolo, noi abbiamo fatto bene, l'abbiamo fatto al meglio delle nostre possibilità, beh, io vorrei poter avere uno strumento in cui dimostro che questo è vero. E da lì l'ultimo pezzo di quello che tu stai dicendo, come sta andando? È ferma perché, nonostante sia stata votata, ci sono forze politiche che ancora non hanno comunicato i nomi e, pertanto, in assenza di una composizione della commissione con tutti i suoi membri, non può partire. Ma sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica che i gruppi non danno i nomi. La commissione, ad esempio, d'inchiesta sull'Irpinia, la commissione su David Rossi, tutte le commissioni d'inchiesta sono sempre partite. Se non dovesse partire, beh, io credo che evidentemente, come dicevi tu prima, qualcuno ha un problema col concetto di verità e trasparenza.